Sono entusiasta di come si è svolto il live perché eravamo ansiosi di vedere come era la riuscita dei brani on stage e in particolare un grazie ai nuovi membri e a Klaus Spreltrower che si è dovuto ritrovare a fare tutte le acrobazie tecniche di Grom. Tornare sul palco dopo quasi 10 anni, beh, ho sentito una certa pressione, ma una pressione positiva che ha spinto me e suppongo anche gli altri a dare veramente il massimo ed è stata una serata apocalittica, veramente al top. Ragazzi mi ha chiamato a suonare perché anche se ho già suonato con loro 9 anni fa per me è un genere relativamente nuovo e ho voglia di confrontarmi con un genere un po' più estremo di quello che suono normalmente. Penso alla fine che le cose stiano funzionando molto bene, sono molto soddisfatto del lavoro. We'll be right back.
siete favolosi. Grazie al Flavio, grazie a Colin Chaos, grazie a tutti voi, grazie alla Grotta Rossa per questo evento che abbiamo atteso per 9 anni. È stata una serata fantastica, per la prima volta non succede spesso, abbiamo avuto l'impressione di non farlo solo per noi stessi ma anche per chi ci era venuto a sentire, e questo ha ripagato di tanti sacrifici, di tanta fatica, e senza prezzo questa cosa. Mi piace suonare negli Hortus perché, al di là del discorso musicale, che mi piace questa serie di influenze, questa commissione di generi, perché è curioso il fatto che avevo suonato con loro, ma non insieme, di supporto così, tipo 20 anni fa, 15 anni fa, non lo so, e ritrovarsi dopo tanto tempo è stata una cosa molto bella. Ho sempre seguito gli Hortus Anime fin dai primi dischi e devo dire che la loro proposta musicale è, per usare un eufemismo, molto stimolante, quindi insomma spacchiamo qualche culo adesso con la nuova line-up e ci vediamo in giro.